Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Beat Heroes. Perché oggi ho accumulato in questi giorni un bel po' di esche, quindi oggi andremo a usarle. Anche perché volevo, adesso ho cliccato su gioca ma in realtà volevo cliccare sul negozio, volevo andarmi a prendere la canna da pesca, quella rossa, che costa 20.000 adesso, una volta costava 30.000, adesso costa 20.000 e io ho 13.800, quindi mancano 6.150 circa per poterla prendere, e vediamo un po' se riesco a prendere, dato che ho un bel po' di esche, devo dire, davvero un bel po', sono qui sotto, da qualche parte. Ne ho 16 di queste leggendarie, 50 di queste rosse, 76 blu, 17 verdi, me ne sono sparate già 200 verdi, che sono un po' quelle che hanno meno probabilità di drop, quindi direi di andare subito a cominciare. 43 è un po' sfigato. Oh, attenzione però, attenzione. Allora, diamo un po', 8 secondi. Oh, giallo, vediamo. Se me lo prende sfuggito, maledizione. Un ostico verde. E invece un blu preso malamente. Ah, giallo, speriamo me lo prende. Blu, dai, va bene. 33. Oh, attenzione. Vediamo un po' di beccarlo. Wow. Intuisce il movimento. 8, 141. Beh, 100 ci sta tutto. Attenzione, un altro abbastanza, vediamo. Ok. Blu questa volta, 34. No, non ci siamo, vai. Ok, ci sta. E invece solo un blu, era un blu particolarmente aggressivo. E le esche blu sono finite, ora ci sono 50 rosse, senza alcuna sorpresa sono finite praticamente le esche blu. Vediamo a che punto siamo, i punti 15.000, mancano ormai 4.880 circa per prenderci questa canna rossa, e quindi si continua, speriamo che con la stessa frequenza con la quale sono usciti dei blu con le esche precedenti, escano rossi in questa. Praticamente, e soprattutto speriamo di riuscirli ad acchiappare con questo galleggiante. Non sarà per niente facile, cioè i rossi e i leggendari sono veramente tosti da prendere. Attenzione, questo è incazzatissimo, per ben due volte è passato sul verde e sono andato a cliccare sul rosso, una vergogna, però me l'ha dato lo stesso. Dai, torna indietro, maledizione, per pochissimo, però me l'ha dato alla fine. Eccolo qui. Oh, dai, era sul verde. Però il rosso, dai, il secondo finora. Per fortuna se ne iniziano a prendere. 85, buonissimo. Attenzione, questo è minuscolo, è sicuro rosso o rosso? Se questo è rosso. Oh, top. A 2 secondi. Vai. Oh, è invece leggendario. Leggendario però da 10,8 kg. Top. Direi top, 268. Vai. Servivano veramente tanto. E questo qui che fa? Dai. Praticamente l'ha piantato sul verde. Però me l'ha preso, 9,2 kg, un bel rosso da 90. E sono finite anche le esche rosse, adesso rimangono queste 16 leggendarie, le ultime, praticamente tutte le rosse se ne sono andate con un leggendario e un rosso. Per il resto ne ho anche sbagliati solo un paio, quindi non è proprio uscito più niente, non c'è stata neanche l'opportunità di beccarne uno grosso, quindi vediamo un po' di prenderli qui, che ne so. E sono soltanto 16. Eccone qua uno. Vediamo, verde. È un rosso, è un blu. Inutile blu. Vediamo un po', un altro 48. Anche questo sarà sicuramente un blu. Lo prendiamo al 75%. Infatti ci è sfuggito, la solita fortuna. Altro 48. Questo invece non è niente. Non è niente. Bruttissimo 43. Devo dire bruttissimo. Che cosa sarà? Un giallo, vediamo, questo è un blu quasi sicuro, e infatti 48, non sbaglio questa volta. Niente, anche questo poca roba, sarà un verde addirittura, che becchiamo anche al 75%.
E infatti, ultime 11, 46 metri. Anche questo, poca roba. Vediamo un po', 48, anche questo lancio. È solo un blu aggressivo. No, che ho anche pestato male proprio, però me l'ha preso. Tequila e 128. Anche questo tiro a 48, dai, leggendario che mi servi tantissimo. E invece no, un altro blu. Un altro blu che dai, t'avevo preso sul verde. Però l'importante è prenderlo. 34, ultime esche. Anche questo lancio 48, come quasi tutti i lanci. Sempre 48. E dai, anche questo t'ho cliccato sul verde. Ma sei un maledetto, me l'ha anche sfuggito. 7 esche, brutto lancio 43. Come brutto il pesciolino che andiamo a prendere, sarà sicuro un verde triste. Invece un blu, vabbè, non ci sputiamo sopra. 6 esche rimanenti, lancio da 48. E niente, anche questo. Un verdino triste. Dai, ultime 5 esche. Almeno un rosso, un leggendario. No, bruttissimo, me lo sono meritato. Questo poteva essere anche un rosso, cioè... Poteva esserlo rosso. Maledizione. 46, non perfetto. Ah, prendiamo questo blu, dai, prendiamolo. Easy. Dispiace, quello di prima poteva esserlo rosso, eh. Poteva essere anche un blu, però ci poteva sta. Maledizione. 46, ultime 3 esche. Speriamo esca un leggendario qui. E invece no, un lentissimo e bruttissimo verde che prenderemo goffamente proprio. Ok, ultime 2 esche. Ultime 2, 46 metri. Vediamo un po'. Questo qui è un blu. No, ma dai, perché? Mi sono buttato una trentina. Ultima esca, vero? Forse troppe esche di fila. Inizio a missare un po', ultima, vediamo. Ultima esca, rimbalza male, andiamo a 43. Una volta ho preso un leggendario a 2 metri, quindi non conta neanche poi troppo. Vediamo un po' di beccare questo inutilissimo verde e concludiamo praticamente qui con questa battuta di pesca che ci ha portato, mi pare, a 2 rossi, un leggendario. E quasi sicuramente non siamo riusciti a completare i 20.000 che servivano, infatti mancano ben 3.500 praticamente per riuscire a completarlo. Magari ci riusciremo in un prossimo video, accumulerò un altro po' di esche, anche perché per fare 3.500 non ne servono nemmeno troppe. Vi invito a lasciare un bel like e un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. A me questo giochino della pesca piace molto in BitTiros. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.